Bene, iniziamo il percorso. Per qualità del latte cosa si intende? Innanzitutto si intendono requisiti igienico-sanitari per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti, in modo particolare per quanto riguarda i parametri, la carica batterica, le cellule somatiche, la presenza assenza di micotossine o di residui di farmaci e altri parametri. Per qualità del latte si intendono la composizione, le caratteristiche dietetico-funzionali del prodotto stesso, quindi la percentuale di grassi, di proteine, suddivise in quelle che sono le caseine, che interessano appunto per la caseificazione, e le sieroproteine, la presenza di glucidi, quindi ad esempio il lattosio, di sali e presenza di vitamine. Altre sono le caratteristiche di tipo sensoriale. Ulteriori possono essere caratteristiche e proprietà tecnologiche, molto interessanti per quelle che sono appunto l'idoneità alla caseificazione, quindi l'attitudine all'affioramento, alla caseificazione e alla stagionatura, e quella che è la dotazione microbiologica del latte in termini di microbi utili o di microbi dannosi per quanto riguarda i processi produttivi. I fattori che influenzano la qualità del latte sono numerosissimi. Citiamo quello che è appunto lo stato di salute e benessere degli animali. Quello che è sicuramente il patrimonio genetico della mandria, in quanto sappiamo come razze e caratteristiche individuali dei singoli animali condizionano il secreto latte, le caratteristiche, le condizioni igieniche delle stalle, tra cui la mungitura, in termini di numero e di adeguate tecnologie degli impianti, sono tra i fattori che possono condizionare in maniera diretta la qualità del latte stesso. Abbiamo ancora la stagione, sappiamo infatti che la qualità del latte varia ai nostri climi e alla nostra latitudine in funzione del susseguirsi delle stagioni. Ad esempio, d'estate abbiamo un calo del grasso del latte. Varia in funzione della composizione, della caratteristica degli alimenti disponibili per l'alimentazione degli animali. Varia ancora la qualità del latte in funzione della tecnica di somministrazione degli alimenti e ancora varia in funzione della gestione del latte alla stalla, in termini di refrigerazione e di trasporto del latte stesso. Quindi vedete come i fattori che influenzano la qualità del latte sono molteplici e numerosi. Quindi per trattare di questo argomento occorrono numerose slide che affronteremo appunto in questa serie di video. Il punto cardine è comunque che il latte di qualità si ottiene solo da mammelle sane. Quindi uno dei punti fondamentali è il controllo delle mastiti e conseguentemente quindi il controllo delle cellule somatiche, che sono appunto un utile parametro per individuare la presenza di mastiti cliniche e subcliniche all'interno degli allevamenti. Per parlare di cellule somatiche dobbiamo fare e aprire una parentesi. Le cellule somatiche sono indicatori di mastite. Nel latte normale sono considerate un valore soglia di cellule somatiche, quello inferiore alle 200.000 cellule per millilitro di latte. Le cellule somatiche aumentano in risposta a stress che avvengono a carico della mammella, indicano uno stato di infiammazione e le cellule somatiche misurate nel latte di massa danno un'idea del livello di mastite subcliniche presente all'interno della mandria e soprattutto ci danno un'idea di quello che è il dato importante, ovvero la perdita di produzione all'aumentare del numero delle cellule e quindi all'aumentare del numero di mastiti cliniche o subcliniche all'interno della stalla. Mi premeva farvi vedere questa slide prodotta dal dottor Mauro Codeluppi, una slide poi ripresa in numerose presentazioni che vedrete online, e vedete come è correlata l'aumento delle cellule somatiche, ovvero l'aumento parimenti del linear score con una perdita di latte giornaliera. Guardate come fino a 100.000 cellule non si ha sostanzialmente una grave perdita di latte. Vedete però una stalla, ad esempio, che ha 400.000 cellule, si ha una perdita giornaliera media di latte di 1,4 kg. In 305 giorni una bovina perde quasi 5 quintali di latte. Quindi in termini di differenze, vediamo la perdita di latte delle primipare nella prima colonna e
la perdita del latte delle pluripare, che è molto più accentuato rispetto a quella che è la perdita delle primipare. I fattori che interferiscono sulla mungitura sono fondamentalmente tre: le vacche, l'operatore, ovvero la routine di mungitura che viene posta in atto, e la macchina mungitrice. Seguite il prossimo video, che parleremo appunto di questi aspetti.